Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi, prima di tutto sto aprendo un pochino tutti gli acquisti. Ho visto che Gabriel Jesus è andato all'Inter. Ecco, merendo. Comunque stavo dicendo che praticamente oggi giocheremo la partita contro una squadra che adesso non ricordo bene, perché cioè non capisco questo campionato, non lo capisco. E poi vabbè, comunque faremo forse qualche acquisti, boh, non lo so. Nell'ultimo video abbiamo comprato Mirko Antonucci 67 e io sinceramente a me questo acquisto piace, e io adesso ho messo Batista Meyer fuori dalla squadra. Ora io avanzerei perché la partita c'è il 20 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 20. Questo potrebbe questo acquisto ragazzi, dopo la pazzellata che abbiamo fatto ieri, potrebbe cambiare la storia, la storia del Bayern Monaco, perché a me Wiermend piace. Allora, io per adesso accetto, poi vediamo Widmer cosa mi vuol dire. Ragazzi, questo acquisto potrebbe cambiare veramente tutto, eh. Ah, ok, Batista Meyer vuole giocare. Aspetta, partite più importanti. Comunque Batista io lo vorrei far giocare. Comunque abbiamo deciso che dobbiamo far vendere Kern. Eccolo qui, Batista Meyer. Forse a chi non l'ha un po' spostato, forse ci sarebbe però. Tillman mi è piaciuto. Comunque Batista, comunque voglio cambiare un attimo gli allenamenti dopo. Voglio togliere un allenamento a Zere, mentre Antonucci. E ok, siamo in casa, siamo a Bayern Monaco. Finalmente voglio vedere il nostro stadio, perché se tutto va bene 4 anni col nostro stadio. Per il quarto, se il terzo andiamo in Champions League, il quarto sarà solo sulla Champions, ve lo dico subito. Non mi corre. Io un po' l'atmosfera, che match attesissimo da entrambe le tifoserie, questione di attimi prima del calcio d'inizio. Io le porte piccole, però bianco, come sempre Stefano Nava. Le porte in pali oggi 3 punti per la classifica. Mi aspetto un match dagli altissimi contenuti tecnici e agonistici. 3 punti in palio per questa sfida. Chi è questo? Antonucci? Io ando Antonucci. Ah no, mai mai. Comunque ci schieriamo con questa forma. Ah ok, non ho detto adesso. Adesso comincia Bayern Monaco 2 contro Kiffen Uri di Genna. Entrambi gli allenatori si affidano alla loro formazione migliore per andare a caccia della vittoria. Scusate per l'intro un po', ok. Comunque si comincia con Tillman. Tillman. Batista. Bella questa palla per Mirko. Per quanto Nucci. Voglio cambiare un po' i numeri, Potrebbero essere proprio loro a fare la differenza oggi con il loro dinamismo. A chi non la? Passaggio da dimenticare, palla regalata agli avversari. Questo è lo schieramento Rodriguez, questo è forte, Maxi Rodriguez. Scendono in campo col 4-5-1, anche se la connotazione sarà Richards. Sarà fondamentale il loro. Ma a me non corrono. La prende Woodmer. Hanno preso l'arma, mancava un giocatore veloce e tecnico che può fare sia l'esterno di centrocampo. Dunque ragazzi, l'attaccante, ovviamente l'attaccante esterno, quello di oggi per lui, già il primo esame. Un giocatore su cui mi sento di mettere la mano sul fuoco, Pier. Dotato tecnicamente, è agile e bravo nel dribbling, darà sicuramente il suo contributo alla mai squadra. Ma oggi hanno ricevuto venuto Batista, ci stiamo vedendo poco. Forse quello che se ne andrà via, Tillman. Tillman, Tillman con contropiede Tillman. Tillman mette il cross per Batista. La difesa la meglio e allontana il portiere, non trattiene. Comunque la prova a tenere in
Comunque, poi il difensore la spazza con qualche rischio il portiere. Con. Bravo qui a sbarcarsi. Con, lo metto il cross! E Tillman! Non. Colpita con la fronte piena, ne è uscita una. Eh no, a vuotissimo qui Tillman. Volevo dire, a vuotissimo qui Tillman. Batista. Issa Meyer. Si dentro per Mirko Antonucci. Antonucci con la sua classe. Mette dentro per Whitman. Whitman! No, è uscito per te. Comunque il tacco alla classe. E va a dire a tutti gli altri giocatori del Monaco B. Guardate che io sono il più forte, anche se. Antonucci. Beh. Occhio, cerca l'area di rigore. Usbodon. Sono good. Zon. Frucle. E la palla ancora fuori. Si divora. Ci manca sto scemo. Non ci credo. Con. Batista Meyer. Batista. Batista. La pagina per Belka. Mercatorucci. Agaccia Torucci. A Torucci. A Torucci. A Torucci. No. Attenzione! Intervento importante. Un po' calcio d'angolo per noi al minuto 20. Totto schiaccia. Girata di testa. Conclusione sul posto. Richards. 59 e non vorrei allenare, vorrei prendere un terzino destro. Ne ho in mente uno. Vorrei far colpaccio Chiellini che. Beh, direte. Vabbè, ma non è che prende tanto Chiellini, prende. Chiellini. Kirchhoff si avvicina all'area, mette un buon pallone ma non c'è nessuno in area, ha dosato male la potenza qui, palla irraggiungibile. Ma vabbè, chi è? Fulke, tu non lo superi Film, non lo superi, ci abbiamo una la difesa, porca miseria. Peluscia, poi a Peluscia Tilbo stacca Feldman, poi Wilke Fulke. Con qualche rischio la riprende Wilde. Poi attenzione. Tillman. Parte contro per Tillman. 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 Tillman la chiede a Chinola. No, anzi no, Whitmer. Whitmer. Che la dà a Chinola. Oh Chinola! Non va il primo gol in terza liga. A Chinola il primo gol. Non arriva per Chinola. Con la maglia dal Toronto. Palla recuperata dagli avversari. Mirko Antonucci. Antonucci, Widmer. Widmer. E te passa. Achinola. Grande intervento del portiere. Achinola. Si sta svegliando. Widmer. Portiere a pugni. Richards. È un po' del 69 di classe. Richards. Antonucci. Antonucci prende palla. Antonucci. No, non lo sapevo. No, ho sbagliato. No, vabbè, non è colpa di Antonucci. Volevo fare la finta, però non ho capito che finta volevo. Cioè, lui doveva andare. Parte Maxi Rodriguez. Rodriguez parte il cross. Meno male che ha crossato qui Rodriguez. Finisce il primo tempo. Niente da dire. Buon primo tempo. Cioè, abbiamo giocato meglio noi. Però dai. Comunque stiamo mantenendo 0-0, eh? Comunque dobbiamo mantenere, perché comunque cerca la sovrapposizione. Undman, vada, legge bene una situazione mai pericolosa. Se la palla per e Antonucci no. Chinola e no, questa palla per Batista. No, è scivolato! Non si fa sorprendere. Sto un super pardon. C'è l'angolo tanto su sti angoli, non si segna mai. C'era solo la forza in questo. Sanno gli angoli. Cioè su FIFA 18 era facilissimo batterli. Su FIFA 19 cominciò a essere difficile. Qua proprio impossibile. Oggi al suo esordio assoluto possiamo fare un primo bilancio. Comunque, cioè abbiamo fatto un colpo che. Ma direi una partita anonima la sua, dai. Ha combinato con, davvero poco da con, davanti, se non, con se non aspetta Antonucci con Antonucci decidere. Antonucci la fitta lì Antonucci che lo mette a sedere. No, Antonucci e il golasso di Antonucci e la palla in porta, ha fatto un gol
Lazio, Antonucci, con che classe ha superato il difensore e poi con che forza. Mirko Antonucci la mette dentro. Gol spettacolare. Mirko Antonucci la mette dentro e fa un gol semplicemente spettacolare. Mirko Antonucci. Kirchhoff. Grande colpo quello messo. Mamma mia, oh, che colpo, che colpo. Quello può prendere pure 100.000 euro. Noi non finiamo i soldi. Ma tanto, che ci importa a noi? Akinola, Akinola. Vabbè, pure tanti, La palla verticale per Thurman. Oddio, c'è Antonucci. Porca miseria, c'è Antonucci. Cross per Akinola. Nessun problema per la difesa su questa traversone. E qui tira un calcio un pochino male, direi, fuori Batista. Si sta un po' riposando qui Batista Meyer. Che calcio d'angolo. Cross, Richards di testa, 59 di testa. Beh, niente male. Vediamo cosa inventa. La verticale per Akinola. Akinola, la parata. Hitman. Mamma mia, ragazzi, io sto ancora a pensare al gol di Antonucci. Che gol che ha fatto Antonucci. Mamma mia. No, non la prende. Maxi Rodriguez, Maxi Rodriguez, Rodriguez, quanto è cross. Termina largamente sul fondo. Ricordiamoci che siamo in terza liga, ragazzi. Bisogna riconoscere anche. Quindi possiamo stare tranquilli. Con. Però questo è solo un gioco, in verità. Non è che possiamo stare proprio. Scusate un attimo. Sono Maxi Rodriguez. Un attimo, sono stato immobile. Maxi Rodriguez. No, basta! Questa squadra che... Cioè, ragazzi, io sta squadra cioè, deve imparare, ma le devo scrivere. Dove? Nemmeno sul taccuino. Una palla per Mirko Antonucci. Antonucci. Antonucci, non ci credo. Dai, però. Facevo la skills, mamma mia. Quanta roba Antonucci, quanto. Oh, mi ha fatto una bella finta. 79esimo e super Mirko Antonucci, ragazzi. E l'arbitro ferma il gioco. Tutto, però, godo, per godo, ma che Bayern ma Pallaccio, dice. Viene abolito dunque. Il nostro mister Akinola è stanco. Credo che. Sì, toglierlo però. Non è il momento. Con. Zaier, la palla per Antonucci. Antonucci, parte Mirko, 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 finta, no, no, vai ancora. Troppo egoista qui Mirko Antonucci. Siamo nei minuti finali, partita ancora aperta, ogni errore. Stanno quattresimo, ventenne che ci porta avanti Mirko Antonucci. L'avversario è piazzata male qui. Bravo Richard. Ragazzi, dai che sul suo gioco i colpi di testa sono bancati. Calcio l'angolo, presa del difensore. Ho detto. Tentativo di pressing. Tillman. Akinola. Buona l'intuizione qui. Il gioco. Regolare. Akinola. Akinola. A centro. Ancora Akinola. Che fa 2-0. Oggi è il giorno dei primi gol. Akinola 2-0 Bayern Monaco B. Portiere che non ha potuto nulla. Vediamo qui il replay. Era stato bravo. Bravissimo quel portiere, ma Akinola la mette dentro. 2-0 Bayern Monaco B. Primo gol con la maglia Bayern Monaco B per Akinola. E chiude i conti 2-0, incredibile. 180 secondi, questa è l'entità del godo, recupero. Tra godo. Pier, altri 3 grande Akinola, grande tutti. Chiedo 2-0. Barzaghi quanto manchi al termine del match. È iniziato il conto alla rovescia, ma solo giro di là. Perde palla. Grazie, la palla Barzaghi. Mirko. Nuovamente in caso di ulteriori Whitmer. Chiude. Finisce qui. Mirko Antonucci. Segna, ma segna anche Akinola.
Il giorno dei primi gol si conclude 2-0. Andiamo all'intervista. Mirko Antonucci, mamma, oh mamma. Giocatore chiave, eh. Non siamo top. Bayern Monaco B è una squadra che vuole vincere, sì. Consegnati. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, mi sembra la domanda più ovvia. Io quindi qui, aspettate, le voglio dire che sono un po' preoccupato. La ringrazio per stasera. Ragazzi, io concludo qui il video. Aggiornamento per i prossimi.